Ciao chiacchieroni, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Taika e oggi vorrei farvi un video che è un po' il contrario, che in realtà è il contrario, di un video che vi ho già fatto qualche tempo fa, ossia quello delle serie infinite. Infatti, in questo video vorrei parlarvi delle serie che spero di riuscire a portare a termine il prima possibile. Pesante per me sotto il punto di vista lavorativo e universitario. Ho letto tantissimi seguiti di serie che avevo già iniziato, sia perché erano serie sulle quali andavo più o meno sul sicuro, sia perché comunque sono serie abbastanza leggere, abbastanza tranquille, ed era ciò di cui avevo bisogno. Quindi mi è venuto in mente di fare questo video perché sono serie che ancora non sono riuscita a concludere, in alcuni casi perché ancora non sono stati pubblicati i libri in italiano oppure nella versione che io sto recuperando, in altri casi perché magari non si trovano più oppure perché ancora non ho iniziato il volume, non so bene come iniziarlo, quando iniziarlo, e soprattutto in questo momento forse non è il caso di comprare altri libri visto che devo concentrarmi sullo studio. Probabilmente di molte di queste serie mi avete già sentito parlare in realtà. E in più ce ne sarà una invece che ancora non ho iniziato, che vorrei però iniziare. Mi piacerebbe molto sapere il vostro parere se l'avete letta. Comunque iniziamo subito con la serie che ho in questo momento in lettura. In lettura ho precisamente L'arte della magia di Terry Pratchett. Sì, è un autore che sicuramente mi avete sentito nominare. In particolare questo è il terzo libro della saga di Mondodisco e il primo libro della serie delle streghe, ossia quella che a me personalmente piace di più. Nonostante per il grande pubblico, quella delle guardie, anche quella di Scuotimento, resti imbattibile. Però io, Tata Og, Gribo, Nonna Weatherwax, Nonnina Weatherwax, non lo so, secondo me sono dei personaggi imbattibili. In ogni caso, la saga di Mondodisco è molto complessa perché è molto molto lunga e si compone di più serie al suo interno. Infatti ci sono diversi personaggi che vivono tutti nello stesso mondo. Se volete sapere qualcosa di più riguardo questa serie, vi lascio nelle schede il video che ho girato al riguardo. Vorrei dirvi una cosa che in quel video non c'è, però che ho notato anche andando al cinema a vedere Animali Fantastici. Film che tra l'altro ho odiato, ma questo è un altro conto, non voglio scatenare flame, anche se penso che dopo aver detto che l'ho odiato. In ogni caso, a me piace tantissimo seguire storie diverse ambientate in un mondo che mi piace. Ossia esplorare quello stesso mondo, quella stessa ambientazione da punti di vista differenti. Secondo me è una cosa interessantissima. Mi piacerebbe tantissimo vedere altre storie ambientate nel mondo della Rowling, non però ad Hogwarts, non per forza in Inghilterra, un po' come Animali Fantastici. E forse è il motivo per il quale sono rimasta così tanto delusa. Mi aspettavo qualcosa di molto più interessante in quel film, mentre invece insomma, mi ha deluso in ogni caso, lasciamo perdere. Così come tanti altri mondi, secondo me sarebbe molto bello esplorarli da altri punti di vista. Mi immagino, per esempio, la Terra popolata dagli dei di Neil Gaiman, quindi American Gods, che prende in considerazione dei differenti o storie differenti. Secondo me sarebbe veramente molto interessante, così come anche Nessun Dove e così via. Sempre lo stesso mondo, perché mi sono affezionata tantissimo a quel mondo, però con storie diverse. E Mondodisco fa esattamente questo, mi fa rimanere in un mondo che adoro, con un'ambientazione che amo, uno stile di vita che mi piace veramente tantissimo, però me la fa conoscere da punti di vista differenti e secondo me è veramente fenomenale come modo di orchestrare una storia, anche perché hai la possibilità di tirare fuori sempre nuove avventure, sempre nuove storie. Della serie di Mondodisco ho già altri volumi, ma sono volumi in ordine sparso. Adesso si vedono qui dietro, in realtà, a parte che non sono tutti, ma poi sono davvero in ordine sparso. Anche perché la Salani li ha pubblicati, ma non è che li abbia pubblicati in maniera continuativa. Adesso è appena uscita questa nuova serie e io spero che la porti avanti. Sto già aspettando che escano i successivi tre, per ora sono usciti solo i primi tre e spero veramente di poter vedere presto in libreria anche gli altri. Altra saga in lettura e di cui sono riuscita a leggere proprio questo mese il penultimo volume è la saga dell'Lorian Legacy. Lorian Legacy è la saga di Io sono numero 4, per intenderci, è uscito anche il film del primo libro. In tutto i libri sono 6.
questo è il penultimo, quindi il quinto, e mi manca l'ultimo, che in realtà in Italia è già uscito, però è uscito nell'edizione cartonata della Nord, mentre io invece sto recuperando questa morbidosa della Thea, anche perché costa la metà e quindi, visto che sono 6 libri, è una saga che posso permettermi solo in questa edizione, sostanzialmente. È una saga veramente bellissima, ve ne ho già parlato tante volte, credo che questo volume sia tra i più belli della serie. È una saga che ha molti alti e bassi, essendo molti volumi, capita che ce ne siano alcuni un pochettino più noiosi, orchestrati non in maniera perfetta, anche perché lo stile di scrittura è in prima persona, però in una prima persona di diversi personaggi. Quindi è davvero difficile trattarlo, riuscire a portare avanti questo stile e questa storia in maniera coerente, perché in alcuni momenti, cambiando magari prospettiva, si rischia di confondersi un po', ecco. In ogni caso, credo che Pittacus Lore abbia fatto un lavoro veramente fenomenale con questa serie, in particolare perché sta riuscendo a far crescere benissimo i personaggi, la mentalità dei ragazzi, sono comunque degli adolescenti, i protagonisti, è cambiata tantissimo rispetto al primo volume. Nel primo volume era palese che stavano parlando, che la narrazione era fatta da una mente adolescente, mentre invece piano piano che vanno avanti con i numeri, si vede proprio questa differenza di scrittura, questa differenza nell'affrontare gli eventi in maniera molto più matura, quindi anche la qualità della scrittura sale, nonostante, come ho detto, ci sono alcuni alti e bassi. In realtà, però, nonostante queste variazioni, la saga mi è sempre piaciuta molto, infatti non ho mai avuto realmente il dubbio se continuarla o meno. I protagonisti di questa storia sono degli alieni che sono dovuti scappare dal loro pianeta e sono stati messi su una navicella da coloro che stavano rimanendo su quel pianeta, collegati da un incantesimo che li identificava come dei numeri e sono stati spediti sul pianeta Terra, mentre il loro pianeta veniva distrutto da altri alieni, i Mogadorian. I Mogadorian arrivano sulla Terra e cercano questi ragazzi, scoprendo però che li possono uccidere uno per volta e in serie, quindi dal numero 1 al numero 9. Credo che non abbia avuto assolutamente il successo che meritava. Ho visto saghe che hanno avuto molto più successo che secondo me non valevano un capitolo di questo libro e questo mi fa di questa serie e questo mi fa molto dispiacere perché è un peccato che serie del genere rimangano semi sconosciute quando in realtà sono veramente molto molto belle. Tra le saghe che invece non sapevo se continuare o meno, c'è la saga dei bambini speciali scritta da Ransom Riggs. Ho letto il primo volume, ne ho fatto anche la recensione sul sito, se non erro, in ogni caso ve la lascio qui giù. Ed era un libro che mi aveva entusiasmato come trama, perché credo che l'idea di questi bambini speciali, oltre che la struttura del libro con tutte le foto inserite tra le pagine, sia veramente molto interessante, molto intrigante, però la scrittura mi aveva lasciato molti dubbi. Aveva grossi problemi di linea di coerenza, c'erano molte cose non mi sono risultate molto comprensibili e quindi ero molto indecisa se continuarlo o meno, perché comunque la storia mi piaceva tanto, ma lo stile di scrittura era molto mediocre e lo stile di scrittura per me è importantissimo. Alla fine però il mio ragazzo mi ha regalato questo volume, l'ho iniziato a leggere e sono stata veramente molto felice di aver continuato, perché in questa serie si vede una maturazione netta della scrittura dell'autore. Conseguentemente il libro rimane molto più leggibile, molto più interessante anche per quello. Anche la trama, anche la storia è orchestrata meglio e in più si nota che la trama va avanti anche a seconda delle fotografie che ci sono, o meglio, c'è un continuo scambio tra fotografia e storia, molto più palese rispetto al primo volume, quindi una sorta di romanzo fotografico. Ci sono anche più foto, se non erro, rispetto al primo, almeno a me è sembrato di vederne molto di più. E questo ha reso ovviamente ancora più particolare il libro. Direi che questa saga sicuramente adesso andrà terminata, mi manca solo un volume e per di più, se è migliorato così tanto con il secondo,
col terzo, il terzo potrebbe essere davvero fenomenale, quindi spero di riuscire a recuperarlo il prima possibile, anche perché anche in questo caso il terzo volume è già uscito. E inoltre ho visto in libreria proprio da pochissimo che è uscita anche la raccolta dei racconti dei bambini speciali. All'interno di questo volume, se avete letto soltanto il libro, forse i racconti dei bambini speciali non sono così importanti. In questo secondo volume sono decisamente più importanti per il proseguimento della storia. Ed è stata pubblicata appunto una versione di questi racconti, un po' come sono state pubblicate le fiabe di Beedelbardo per Harry Potter, insomma, diciamo che questa modalità di pubblicare anche i libri che sono all'interno dei libri, non lo so, mi piace molto se è fatta con criterio. Le fiabe di Beedelbardo sono stupende anche perché sono delle vere fiabe tradizionali. La Rowling non si è lasciata traviare da quest'idea mezzo bacata di fare le fiabe rose e fiori, e con le fiabe sono veramente fenomenali, sembrano veramente delle fiabe tradizionali del mondo magico. In ogni caso non stavo parlando di quello. Più o meno penso che sappiate di che cosa parli questo libro. Inoltre ci sarà anche il film a breve e sono molto curiosa di andare a vederlo perché non essendo gestita molto bene la scrittura nel romanzo e soprattutto nel primo, una versione cinematografica potrebbe risultare anche migliore del romanzo scritto. Inoltre il regista è Tim Burton, quindi sono sicura che sarà un capolavoro. Una serie di cui ho letto soltanto i primi due volumi e non ho purtroppo perché l'ho letta solo in ebook, ma spero di poter recuperare il cartaceo. E penso che dovrò recuperarmi il cartaceo in inglese. È la saga delle Cronache Lunari di Marissa Meyer. Anche in questo caso vi ho fatto la recensione del primo volume che vi lascio qui sotto in descrizione. È una saga secondo me stupenda e come la saga del Lorian Legacy non ha minimamente, almeno qui in Italia, la fama che meriterebbe. È una saga per ragazzi, però non è assolutamente paragonabile a tantissima porcheria che sta uscendo ultimamente. Io amo, allora, prequel, io amo la letteratura per ragazzi. Come avete visto, quasi tutte le serie che sto leggendo fanno parte di quello che adesso viene chiamato young adult, anche se lo young adult non è un genere, lo young adult è un target, sono quindi dei libri scritti per quella fascia di età. Infatti, tra gli young adult rientrano libri di generi completamente diversi. In ogni caso, diciamo che viene fatto rientrare nel target dello young adult, però molti young adult sono scritti veramente male. Personalmente non hanno niente da dare al lettore, niente più che non ti possa dare un qualsiasi altro young adult. In quel caso, invece, sarà per l'originalità della trama e l'originalità dell'ambientazione, oltre che di personaggi molto ben scritti, molto ben delineati e coerenti con il loro essere. È una saga che mi ha colpito tantissimo, a cui non avrei dato un centesimo, che ho letto solo perché erano rivisitazioni di fiabe. Quindi, se non fossero state delle rivisitazioni, penso che non l'avrei mai preso in mano e sarebbe davvero un peccato. Il problema è che qui in Italia, come ho detto, non ha la fama che secondo me meriterebbe e quindi la pubblicazione è un pochettino bloccata. È uscita quest'anno il terzo volume, in inglese sono già usciti tranquillamente tutti e quattro più vari spin-off, ovviamente qui non c'è niente di tutto questo. Pensavo di recuperarlo in inglese anche per la copertina. La copertina del primo volume in italiano è veramente tremenda, non c'entra assolutamente nulla con la trama, anzi, ed è messa lì, non lo so, non ho idea il grafico che cosa abbia avuto in mente quando ha pubblicato, quando ha deciso di fare una copertina simile. In tutto il resto del mondo le copertine sono molto simili a quella originale. Non ho capito perché qui in Italia è dovuto uscirne fuori con una copertina simile. Non lo capisco veramente. Non lo so, se ci sarà prima o poi una ristampa con una copertina migliore, probabilmente lo recupererò. Ora sono molto molto indecisa. Pensavo di prendere comunque il terzo, io ho letto i primi due volumi, uno in italiano e uno in inglese. Scarlet l'ho letto in inglese. Mi mancano Cress e non mi ricordo qual è il numero del quarto volume. In ogni caso, mi mancano quei due. Penso, spero di riuscire a leggerli in italiano perché in inglese è molto complicato, perché ha termini molto specifici della meccanica, quindi tra bulloni,
e cose simili non riuscivo veramente a gestirmi. Sono comunque riuscita a leggere Scarlett abbastanza fluentemente, anche se ho avuto diversi blocchi, ho dovuto guardare tantissimo il dizionario proprio per questa terminologia assolutamente astrusa per me. In ogni caso, è una serie che voglio assolutamente terminare perché merita veramente tantissimo. Se non l'avete ancora fatto, provate a leggere il primo perché secondo me vi stupirà. Un'altra serie che mi è piaciuta tantissimo, e lo sapete, è quella The Queen of the Tearling. Questo è il secondo volume. Sono riuscita a recuperarlo quest'estate, se non erro, tra settembre, forse settembre. Ora non mi ricordo quando l'ho recuperato, comunque appena l'ho comprato l'ho letto perché oggettivamente non potevo aspettare. O l'ho finito e ancora in Italia non è stato pubblicato Fate of the Tearling, quindi multiplayer, ti prego, muoviti, perché finisce anche peggio, tra virgolette, del primo. È una di quelle serie che ti tiene incollata alle pagine. Hai bisogno di continuare a leggere, hai bisogno di andare avanti. Questa serie è completamente diversa da quelle precedenti. Se quelle precedenti comunque avevano una scrittura molto facile, molto fluente, e anche un'ambientazione, per quanto interessante, molto più da ragazzi, questa serie non può assolutamente rientrare nel target dello young adult. Sia perché ha uno stile di scrittura molto più complesso e molto più elaborato, sia perché non parla solo di una storia d'azione, ma fa una descrizione molto dettagliata dell'ambiente sociopolitico in cui vive Kelsey, sia del Tearling, sia del Mortmans, e quindi una storia molto ricca che magari per un giovane che si sta avvicinando solo adesso alla lettura può risultare un po' complessa. Sicuramente se abituato ad altri young adult e viene proposto questo come young adult, si troverà totalmente spaesato perché è una cosa completamente diversa, appunto. Non ha, pur essendo una saga con una protagonista tra virgolette adolescente, perché comunque Kelsey ha ormai 18-19 anni, non ha avuto una vita che l'ha lasciata essere adolescente, quindi non ha quella mentalità assolutamente, non è stato scritto non è stato scritto con una dedica specifica a quella fascia di età. Credo che sia una storia molto ben scritta, molto ben articolata, con dei personaggi coerenti con il loro essere, non diventa tutto rose e fiori di punto in bianco, non è la protagonista che viene descritta come forte, imponente e intelligente, poi dopo 2 minuti ha bisogno del sostegno di un pinco pallino che capita, non è una ragazza che ha bisogno del fidanzatino per poter andare avanti. È la storia di una regina di un regno veramente in difficoltà ed è scritto veramente in maniera eccellente. Io non so veramente cosa dirvi. Penso che questa sia veramente la saga migliore del 2016, la scoperta più bella del 2016. Anche Cronache Lunari mi è piaciuto tantissimo, però questo è veramente tutto un altro livello, è proprio un altro stile di scrittura, altri personaggi, un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Tra le saghe che ancora non ho iniziato, una di queste è Fallen di Lauren Kate. Ho il primo volume perché l'ho trovato tramite uno scambio, ma ancora non ho iniziato a leggerlo. Prima di averlo avevo una voglia impossibile di iniziare a leggere questa serie. Ora che ce l'ho, probabilmente anche per i pareri tanto negativi che sono stati fatti su questo, mi sono stati detti su questo volume, non ho più poi così tanta voglia di iniziarlo. Rientra tra queste serie perché è un libro che comunque devo iniziare a leggere, perché la trama mi aveva interessato tantissimo. Quindi voglio, siccome tante volte sono stata consigliata male perché ho dei gusti veramente particolari, ok, è vero, non mi piacciono le storie romantiche in sé, però quando sono scritte bene e sono ben integrate con la storia, non mi dispiacciono, l'importante è che non siano la cosa predominante. Ecco, io ho terrore adesso che in questa storia, nonostante la trama non mi faceva sembrare una storia d'amore come predominante di questo libro,
Mi è stato detto che è così, quindi devo iniziarlo, devo leggerlo, voglio farmene un'idea mia, però non so, effettivamente questo è uno di quei libri che sta al 50 e 50 tra questo, in questa tipologia di video e quello delle serie infinite, però è un po' assurdo che stia tra le serie infinite quando ancora non l'ho iniziato. Quindi penso che sarà uno degli obiettivi del 2017, riuscire a leggere Fallen. Riuscire a leggerlo e poterne dare un giudizio mio. Così, senza dover seguire quello che mi dicono gli altri, anche se ho paura, ho tanta paura di questo che non me lo fa incominciare. Però la copertina è bellissima. Io ho un grosso problema con le copertine, ma veramente grosso. Cioè, quando vedo delle copertine così belle. Anche l'ultima serie di cui vi parlo è una serie che ancora non è iniziato ed è la serie di cui vi ho detto che vorrei qualche parere. Sto parlando della saga delle terre nascoste di Marcus Ames. Dovrebbe essere questo il cognome. In particolare questa saga è composta da 5 libri. 5 stirpi, vendetta dei nani, no, guerra dei nani, vendetta dei nani, destino dei nani e trionfo dei nani. È una saga che ha come protagonisti i nani. Allora, io non lo so, forse non l'ho ancora detto qui sul canale YouTube, ma i nani sono in assoluto la mia stirpe, la mia specie fantasy preferita. Tutti quando sono andati al cinema a vedere Il Signore degli Anelli erano innamorati di Legolas, io ero innamorata di Gimli, sono tuttora innamorata di Gimli, motivo per il quale tra l'altro ho adorato l'Hobbit perché finalmente c'erano i miei adorati nani come protagonisti. È una serie, è una saga che si basa completamente sui nani, che ha i nani come eroi. Sinceramente non posso assolutamente perderla. Il problema è che non so come è scritta. La trama sembra molto interessante, per quello che sono riuscita a capire dal primo, anche perché la trama dei libri successivi al primo non vado mai a leggerla perché spesso ci sono degli spoiler tremendi. Mi è successo con la saga del Dorian Legacy. Ed è stata veramente una delusione. Ho letto, stavo leggendo la trama e mi è stato detto completamente come finiva il terzo. Forse per quello che non mi era piaciuto. Comunque, non c'è tra quanto sto divagando in questo video. In ogni caso, la saga dovrebbe essere basata sui nani perché il compito di difendere il mondo dall'invasione di due stirpi malvagie, quindi gli albi, che sono degli elfi malvagi e dei mezzorchi, è dato appunto ad un nano. Ora, io non so come vengono descritti questi nani, quindi non so neanche com'è lo stile di quest'autore, non so niente in realtà e ho molta paura di iniziarla, anche perché, come per Lorian Legacy, questa serie esiste in due edizioni. La prima della Nord, se non erro, dovrebbe essere della Nord in edizione cartonata, e la seconda della Tea, quindi in edizione morbidosa, eccetera. Ovviamente quella della Tea costa la metà di quanto costa quella della Nord. Solo che quando una saga mi piace così tanto, mi piace averla anche in una bella edizione, così come Queen of the Tearling, così come per Terry Pratchett, che infatti sto ricomprando nell'edizione cartonata della Salani, sempre che li pubblicano anche gli altri. Però ho paura di fare un grosso, grosso errore e poi in realtà non mi piace, quindi non so come gestirmi. Ho paura di prenderlo in biblioteca perché mi sono resa conto che quando leggo un libro in biblioteca, poi mi viene difficile metterlo come priorità per l'acquisto. Un esempio, per esempio, che gioco di parole osceno, un esempio è la saga di Hunger Games. L'ho letta in biblioteca, voglio l'edizione in volume unico, però non è mai la mia priorità. Non è mai la mia priorità perché dico sì, ma perché compro quello se quella storia la conosco già, quando ho una marea di storie che non conosco? Eppure a me piace tantissimo avere i libri cartacei, mi piace tantissimo avere l'edizione fisica. E lo so che è una fesseria perché alla fine ciò che importa è il contenuto del libro, però pensare di poterlo andare è una mia fissazione. Anche Frankenstein, per esempio, l'avevo letto prima di tutto in ebook, perché non gli avrei dato un centesimo, poi mi sono innamorata, me lo sono ricomprata a cartaceo, me lo sono riletto e ci ho dormito la notte successiva con il libro sotto il cuscino perché non riuscivo a staccarmici. Quindi io ho proprio questa paura
passione per la carta. In ogni caso, fatemi sapere se avete letto queste serie e cosa ne avete pensato, in particolare degli ultimi due che proprio non ho ancora iniziato. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!